Cortina, 6 e 5. Bentornati in questo nuovo video qui sul canale Passione Motori e benvenuti all'episodio 6 del BMW Drift Project. Che cosa accade nell'episodio 6? Andremo a modificare ancora il BMW perché, come abbiamo visto nell'ultimo episodio con la prova in pista, ossia l'episodio 5 parte 2, la macchina è ancora un po' troppo ballerina. Questo vuol dire che dobbiamo renderla un pochettino più dura di sospensioni e possibilmente anche un po' più bassa. Davanti abbiamo già le molle, ma dietro no. Quindi in questo episodio andremo a montare le molle posteriori. Andiamo a vedere come sta il BMW, che è un po' di settimane che non lo vedo. Andiamo. Eccoci qui, il nostro bellissimo BMW con fari oscurati, lo vediamo già pronto a salire sul ponte. Tra l'altro abbiamo ancora la gomma sporca di terra, perché l'ultima volta, non so se avete visto nel video precedente, ho fatto un po' un drift fuori pista. Guardate che cazzo è successo. Comunque, come potete vedere, l'altezza qui è un'altezza un po' troppo alta, perché se andiamo a vedere davanti, che le molle ci sono già, la vediamo che è molto più settata, no? È arrivato il momento di montargli le molle. Vedremo come appare. Apparirà già più bella, ma sicuramente sarà molto più bella da guidare in pista. C'è sta macchina qua che non so quante volte sia stata tirata su. Nel frattempo qua vi faccio vedere le gomme come sono conciate dopo l'ultima driftata. Come sapete, drifting è questo, distrugge le gomme. Messa qua la situazione, la molla la vediamo bene, smolliamo l'ammortizzatore e in teoria riusciamo ad accedere alla molla. E adesso allentiamo la barra antirollio. Anna, guarda la destra quanto è bassa. Molto bene, la macchina è decisamente più bassa e quindi direi che per oggi il nostro lavoro termina qui. Perfetto, benzina fatta. Che potenza di percosse. Bentornati piccoli pesciolini del Nevada del Sud. Siamo tornati col BMW, abbiamo portato all'evento, vedrete delle clip esplosive ora. Ieri mi sono esercitato con la Silvia a fare il tacco punta, perché con il pedale che viene dal basso è molto più facile. Dalla Silvia viene dal basso. Dall'alto. Quindi lì ho fatto più fatica, invece col BMW è facilissimo. Quindi siamo tornati col BMW, BMW che tra meno di un mese regaleremo. Abbiamo adesso su delle gomme stradali. Abbiamo dovuto rimettere quelle stradali perché altrimenti non potevamo andarci in giro. Cioè, ci puoi andare, ma poi se ti fermano ti sequestrano anche le mutande. All'estrazione, per il vincitore di questa BMW, che ovviamente saranno solo le persone che ai tempi avevano donato, ossia 822 persone se ricordo bene, estrarrò 10 persone, perché metti caso che il primo mi dice no, non la voglio, mi fa schifo, cambiato idea. Secondo mi dice sì, però mio papà adesso non c'ha i soldi per prenderla, cioè in realtà non gli serve i soldi, però per mantenerla non lo so. Quindi ne facciamo 10, così prima o poi qualcuno la prenderà, poi magari se la chiappa già il primo, eh. Ovviamente darò anche i premi a quelle 10 o 12 persone che mi sono
sono segnato che avevano donato tanto, mi sembra più di 50 euro, quelli che ho visto che hanno donato così tanto, perché credevano nel progetto, ho deciso di spendere due soldini. Allora sì, sì, qua, qua che co***o. Che idiota. Attenzione full gas. Attenzione, eccola la coppia, la vera coppia. 5.000, 5.5, 6.000, 6.5. È in alto che ne ha. Porca. Quando uno dice, ma quindi tu che gomme da drift usi particolari? Ma quelle degli altri quando sono finite. Ah, lì lo schermino, cioè, sì, per essere bello del pulito cazzo, poi del, per essere del 97, ma che è tenuta bene, cioè è stato un affare quando l'ho preso, sì. Infatti mi avevano detto tutti, cavolo, peccato che l'hai fatta da drift, nel senso, poteva essere un'auto storica. Comunque quando la regaliamo vi do tutto, cioè vi do i sedili, tutta la roba che ho levato io ve la do, che mica la voglio in box. Il motore si è comportato bene, rimaneva sempre 90 gradi la temperatura, siamo andati a driftarci praticamente a luglio, che è il periodo più sbagliato per andare a fare una roba del genere. Allora passiamo di qua perché andiamo in un piazzale completamente privato con autorizzazione del proprietario. Sì. Speriamo. Duatato, duatato, duatato. Si muove la macchina. Mi riprendi le campagne del Piemonte. Allora, siamo nel Piemonte, vicino alla casa della mia nonna. Nella casa, sì, nella via comunque nella privata via della mia di tua nonna. Quindi possiamo fare i conti. Riprendi, riprendi la risaia, riprendi. Risaie. Il riso della nonna di Tommy. Ecco perché è cresciuto così tanto. A giocare un po' l'Xbox con Tommy, ci vediamo dopo. È qua subito,
Oh,